Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale, io sono Stefano aka The Mad Dog. Allora, oggi come da titolo ci andiamo a vedere il nuovo prodotto di Rex, parliamo di Environment Force, questo tool che è uscito ormai da un pochino di tempo e che io ho reperito, cioè ho acquistato insomma qualche giorno fa perché appunto non avevo ancora modo di provarlo e soprattutto volevo avere un po' di pareri in giro. Devo ringraziare il buon Cecco, alias Francesco Salzano, per chi non lo conoscesse, di Volo Virtuale, che mi ha permesso di apprendere molto da questo tool e soprattutto ha rilasciato un pacchettino, questo qui, di variabili, poi vedremo bene cosa sono, che non posso lasciarvi in descrizione perché fa parte comunque di quei file che sono updati solo per i soci del forum, quindi solo per quelli che hanno fatto una donazione al forum stesso, quindi questo purtroppo non ve lo posso lasciare, però se siete interessati sul Volo Virtuale c'è. Allora, la prima cosa da fare innanzitutto, prima di lanciare qualsiasi cosa, da quello che mi hanno spiegato il funzionamento, o meglio la catena di montaggio, avviene in questo modo: si avvia innanzitutto ActiSky e ActiSky farà sempre e comunque il motore meteo, quindi possiamo tenerlo attivo in maniera normale, cioè quindi come prima, non cambia assolutamente nulla, quindi possiamo caricare il piano di volo e tutto il resto lo possiamo iconizzare. Dopodiché andiamo ad aprire Environment Force. Allora, parte la musichetta molto inquietante dell'inizio, attendiamo un momento. Allora, questo Environment Force funziona in due modalità essenzialmente: funziona come in questo caso in maniera automatica e funziona anche in maniera manuale. Quindi in manuale si possono caricare tutte le cose manualmente, vedete? Cloud morphing, cloud coloring, tutto quanto. Io devo dire la verità, sia per pigrizia sia perché veramente non so dove andare a mettere le mani, mi sono scaricato, e questo lo potete fare anche voi, mi sono scaricato il preset dei Cecco, eccolo qua. Questo lo potete trovare tranquillamente tra i preset della community, quindi cliccando su community preset cercate Cecco e compare, magari facciamo search, forse funziona, e compaiono questi valori qui. Il più recente ovviamente è del 25 maggio, quindi io ho scaricato questo qui. Una volta scaricato cliccate su inject. Questa operazione va fatta una sola volta, non c'è problema. Una volta fatto l'inject del preset potete tranquillamente cliccare su Change Modes e lasciamo su Automation Mode. Andiamo a vedere invece su Automation Mode cosa c'è. Qui ci sono delle cose, delle opzioni che sono attive di default. Io le lascio tutte attive perché, a parte questo, che non ho ancora capito se questa va tenuta attiva o meno, magari i più esperti di voi mi sapranno dire. Comunque, come possiamo leggere, c'è il Weather Smoothing, c'è il Real Time Weather Data Read, c'è il Cloud Morphing e qui comunque c'è tutto quello che c'è da sapere. Quindi il Cloud Morphing, così come il Cirrus Cloud Morphing, vanno semplicemente a modificare le dimensioni automaticamente delle nuvole in base alla meteorologia real time che c'è, alle condizioni meteorologiche che ci sono in quel momento. Questo slider può essere utilizzato per aumentare o diminuire il tempo, o meglio l'intervallo di cambiamenti di queste procedure qui, quindi di aggiornamento del meteo. Stessa cosa qui per water e per i lightning, quindi possiamo sempre cambiare la tipologia di luci. Comunque sta di fatto che rimane in automatico, quindi fa tutto lui. Da quello che ho capito, e mi perdonerete, magari i puristi mi perdoneranno l'accozzamento, ma è quello che faceva tempo fa Aska insieme all'ActiSky, cioè Aska messo in Global Automatic faceva sì che in base alle condizioni meteo lette dal Meteor di ActiSky andasse a modificare le nuvole che erano presenti in quel preciso momento. Questo lo fa Rex. Ovviamente, essendo Rex, ovviamente funziona meglio con il Weather Engine di Rex. Io personalmente il Weather Engine di Rex non l'ho mai provato, anche perché credo che Aska sia quello che funziona meglio. Quindi, ultima cosa da fare, anche perché questo non è un vero e proprio tutorial, ma è giusto per farvi vedere io come lo sto utilizzando in questo periodo.
Una volta fatto ciò, andiamo a lanciare Prepare 3D, attendiamo fiduciosi che parte. Una volta che è partito, lanciamo un volo X e dovremmo andare, almeno per la prima volta, a caricare le variabili di qui sopra, cioè quello che ha lasciato quello che ha modificato Cecco nel suo file XML. La GUI di Rex parte sempre da sola e sarà sempre, tra virgolette, richiamabile durante il volo, perché comunque c'è un'iconcina minuscola in basso a sinistra, quindi la si può richiamare quante volte si vuole. Però mi dicevano appunto che una volta caricate le variabili e fatto questa operazione qui, va semplicemente lanciato e lasciato così com'è, quindi lui partirà sempre e comunque in automation mode. Perché questo stronzo non mi allinea non mi allinea l'orario in base al sistema, questa è una cosa che poi controllerò. Comunque vi dicevo, una volta fatta questa procedura qui, si può tranquillamente lasciare Rex in questa modalità, quindi avvio Active Sky, avvio Rex e lo lascio come sta, quindi in automation mode, e carico il volo. Neanche il load variable, neanche il caricamento delle variabili va fatto, perché va fatto solamente la prima volta e rifatto ovviamente solo nel caso in cui cambiaste tema. Se cambiate tema, ovviamente vanno ricaricate le variabili, perché lui va a modificare quel file XML ogni volta che noi andiamo a modificare il tema. Spero di essere stato chiaro, ma penso di sì. Comunque sta di fatto che se andate in questo modo, cioè riuscite a far funzionare Rex in questo modo qui, non dovreste avere particolari problemi. Questa parte di P3D io non l'ho capita, perché dice il 100% e poi non mi fa vedere niente. Vabbè, ma lasciamo perdere. Poi farò un video anche sull'ultima uscita su Microsoft Flight Simulator, che dovrebbe uscire nel 2020. Lì ci facciamo un sacco di risate, ma quello facciamo un video a parte, perché ho bisogno di un po' più di tempo e voglio avere le idee chiare. Comunque, come vedete, è partita qui Rex. Questa è la GUI. Scrollando possiamo avere tutti i valori. Io dall'alto della mia esperienza vi posso dire che questi valori qui non so assolutamente a che cazzo servono, ma non fa niente. E scendendo giù c'è load variable. Carica le variabili. Clicchi qui e lui praticamente fa quello che deve fare. Una volta finito possiamo iconizzare, o con la piccola F qui possiamo ingrandire o diminuire il valore del font. Comunque, una volta iconizzata, vedete, sta qua sotto in un punto microscopico che non dà assolutamente fastidio. Quindi lui attualmente adesso lavorerà in simbiosi con Active Sky, in base quindi al meta che lui legge, carica automaticamente le nuvole. Ora, ripeto, l'unica cosa che non so se deve essere effettivamente allineata è questa qui, perché Texture Sync, come vedete, va a caricare le cloud texture automaticamente in base alle condizioni meteo reali. Io credo che debba essere attivato, perché attualmente io ho installato un preset mio di Rex Skyforce 3D, dove ci sono appunto i cirri, i cumuli e tutto il resto, però non ho messo ovviamente questa cosa qui, non l'ho ancora attivata. Credo che invece attivando questa qui lui si va a ciucciare le varie texture di nuvole che ha a disposizione e le va a mettere nel simulatore, quindi questo secondo me va attivato. Però ripeto, farò ulteriori controlli e magari se qualcuno mi sa dare un'informazione in base a questo sarò ben lieto di accoglierla. Altrimenti quello che penso io è che nel caso questo valore qui rimanesse disabilitato, lui utilizzerà solo le texture che voi avete installato precedentemente con Rex Skyforce 3D. Bene ragazzi, io penso di avervi detto tutto, nel senso che non credo che ci siano ulteriori cose da dirvi. Rex mi sembra un prodotto fatto molto molto bene, non l'ho ancora provato con un volo completo, ma lo proverò a breve, magari ecco aggiungendoci il discorso dell'AI Live Traffic che dobbiamo provare. Vi posso dire in anteprima che funziona con ProATC, l'ho provato, quindi se lo volete acquistare per provarlo, io l'ho acquistato, fatelo, perché funziona molto bene con ProATC.
Quindi, ragazzi, questo è tutto quello che dovevo dirvi. Se ci sono domande o se avete suggerimenti per farlo funzionare meglio, siete come al solito i benvenuti nei commenti. Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Passate una buona serata e statemi bene. Ciao a tutti!